incroci di sguardi casuali, occhiate indifferenti e veloci, troppi sguardi, troppo brevi. E noi a nostra volta faremo parte della galleria di qualcun altro. Uno scambio reciproco e velocissimo, come un bizzarro gioco delle figurine. Della mia personale galleria quotidiana farebbero parte anche loro. Qualcuno, a loro, è riuscito a fermare il tempo. Quel qualcuno, a me, ha dato l'eccezionale possibilità di indagare i loro volti per tutto il tempo che voglio. C'è silenzio e Maria è vicina, questo suo figlio, grande, forte, bellissimo. La sua testa è inclinata, nell'incavo fra la spalla e la testa di lui. E cerca di ascoltare, di catturare. C'è silenzio ed io mi chino sul lettino delle mie bambine per porgere meglio l'orecchio al suono del loro respiro, piccolo piccolo, nel fondo della notte. Non sento bene. Trattengo il respiro, ma non sento bene. Anche mio nonno aveva un giardino, anzi un prato, una campagna. La sua casa era lì, in fondo alla via. L'aveva ereditata da suo padre, contadino come lui. Tutti i suoi figli si sono allontanati dall'origine, la famiglia. Sono andati lontano a cercare fortuna, si sono allontanati dalla famiglia, si sono allontanati dalla terra. Ha visto tutti i suoi figli denigrare la terra. Il giorno seguente in marcia. Abbiamo tante cose da vedere fra monumenti, chiese, palazzi, quartieri con gli atelier di famosi stilisti. Girovagando per la città, ci dirigiamo verso la Pinacoteca di Brera. Posso guardare per ore questa tenera testa di bambina, ma l'impressione è sempre la stessa, quella di un attimo rubato all'infanzia. Ci vedo mia figlia, quando con lo sguardo aspetta il rimprovero per la marachella appena fatta. E con quel sorriso, questo sorriso, leggermente intimorito, cerca con tutta la sua consapevole dolce innocenza di farmi sorridere. E poi la Madonnina, con il vestitino bianco e azzurro. Una bambina, come me, che veniva trasportata a spalla, barcollante, tra canti e preghiere, sotto gli archi illuminati montati sul lungomare. Il suo viaggio arrivava fino al porto e poi veniva fatta salire come una bambina impacciata su una barca. Il corteo di barche illuminate poi prendeva il largo, silenzioso e solenne. E in mezzo al golfo iniziava una lenta danza di posizionamento in cerchio. E lì, in uno spazio magico, veniva fatta cadere una corona di fiori, in memoria e in onore di tutti quelli che quell'anno non erano più tornati a casa, ingoiati dal mare.